Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Flavio Briatore è stato beccato a cena con una presentatrice che tutti conosciamo. Ecco chi è il web impazzisce per lo sgarro fatto alla Gregoraci. Flavio Briatore grave sgarro. Flavio Briatore è un imprenditore italiano molto famoso ed è spesso sotto i riflettori sia per la vita privata che per il suo lavoro. Per molti anni la sua relazione e poi matrimonio con la showgirl, Elisabetta Gregoraci, è stata al centro del gossip italiano. Una relazione durata quasi 10 anni che ha dato alla luce Nathan Falco. Molti sperano un ritorno di fiamma tra i due ma non pare che i due siano d'accordo, sono solo i genitori del loro figlio. Anzi ultimamente Flavio è stato avvistato con una nota conduttrice, che tutti conosciamo poiché fa compagnia al pubblico ogni domenica. I due sono stati visti a cena nel nuovo ristorante che l'imprenditore ha aperto a Roma, in particolare è un ristorante extra lusso frequentato soprattutto da personaggi dello spettacolo. Tra cui è sbucata pure lei e subito sono esposti vari gossip. Ma di chi si tratta? Flavio Briatore beccato a cena. Flavio Briatore e Mara Venier beccati insieme, atteggiamenti intimi. Si tratta di Mara Venier beccata nel ristorante di Briatore con il marito Nicola Carraro ed altre persone dello spettacolo. Non solo insieme alla conduttrice pare ci fosse anche l'ex ministro Nunzia De Girolamo, ora alla conduzione di Ciao Maschio. Il fatto è stato condiviso sui social proprio dalla zia d'Italia tramite il suo profilo Instagram, seguite da più di 2 milioni di persone. Nelle immagini si vedono i personaggi lasciarsi andare, nello specifico proprio Briatore non ha resistito e si è rilassato con gli amici e ha cantato insieme alla Venier e alla De Girolamo, un classico della musica italiana Tu sei l'unica donna per me. È evidente dai video pubblicati che si stessero divertendo molto in una tranquilla serata tra amici. Mara Venier e Flavio Briatore, incontro. A mantenere viva la serata, sicuramente la Venier che è sempre allegra come appare quando è alla conduzione dei suoi programmi. Proprio da settembre ci sarà una novità per la Venier che porterà in TV un nuovo programma, e cena da zia Mara. Questo dimostra che Mara è un volto molto importante per la Rai, che non può rinunciare a lei, nonostante la Venier avesse dichiarato di voler riposare un po' dal lavoro di conduttrice. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.